coach Chiappini, che già prima dell'intervista mi diceva, cosa che mi hanno detto anche altri esperti, che la partita è stata equilibrata. Dov'è che l'ha vinta il Soverato? Diciamo che la nostra battuta ci ha dato una mano nei momenti delicati. Il tie break insomma, è stato la fotografia di quello che doveva essere tutta la partita, in verità, nel senso che noi i primi due set abbiamo messo un'ottima pressione con la nostra battuta in tutte le rotazioni. Poi dopo probabilmente abbiamo, non so, devo riguardare la partita, rischio di dire magari inesattezze, ma abbiamo abbassato un po' il livello d'attenzione e questo ha favorito il cambio palla dell'avversario e abbiamo fatto un po' fatica a riprendere il filo del discorso. Loro devo dire che sono stati bravissimi nel muro difesa perché hanno messo in grossa difficoltà tutte le nostre schiacciatrici. Ed è stato come se il Soverato fosse stato una Formula 1, diciamo, non diciamo Ferrari. È andata fortissimo nei primi due giri, poi bisognava cambiare le gomme. Sì, esatto. No, ho dato il quarto set, ho dato un po' di riposo a Malinov che doveva un po' riorganizzare le idee per la gestione e poi nelle condizioni in cui eravamo, perché non avevo Giuliani disponibile oggi, che aveva un fastidio, quindi eravamo un po' corti di panchina, però Salviato è entrato, ha fatto benissimo in battuta, ci ha dato una grossa mano. Coach, comunque questo è un Soverato di gran cuore, un Soverato che quando c'è da buttare il cuore oltre la rete non si tira indietro. Sì, io dico sempre che lo sport è nato per tenere allenati i guerrieri nei tempi di pace, no? E insomma le ragazze combattono e fino all'ultimo pallone, questo rende onore, ma stasera credo che tutte e due le squadre meritino veramente un plauso, perché sono stati scambi lunghissimi e alla fine ha vinto chi ha tenuto più duro. Infatti il Palascoppa ha applaudito entrambe le squadre in più di un'occasione. Meritatamente, direi, meritatamente, perché secondo me abbiamo giocato entrambe una buona pallavolo. Grazie coach e in bocca al lupo. Grazie mille a voi, buona serata. Il Soverato ha ragione dell'ITAS Ceccarelli Martignacco con il punteggio di 25-21, 26-24, 19-25, 18-25 e il quinto set 15-11. La gentilezza e la disponibilità di coach Marco Gazzotti ci permette di fargli delle domande proprio a caldissimo. Un ottimo Martignacco, però poi alla fine il Soverato ci ha messo forse un po' più di cuore. Sicuramente, non sono d'accordo sull'ottimo, perché abbiamo, per me, buttato via i primi due set giocando il contrario di quello che dovevamo fare. Abbiamo delle caratteristiche dalle quali noi non possiamo prescindere e non siamo stati capaci di metterle in pratica, soprattutto nel secondo set, che avevamo l'inerzia del set noi e l'abbiamo buttato via. Poi sì, è vero, terzo e quarto l'abbiamo raddrizzata, anche nel quinto set eravamo davanti, avevamo la possibilità magari di guadagnare un punto in più, ma non ci siamo riusciti perché non ci abbiamo creduto fino in fondo e perché abbiamo commesso degli errori che non possiamo permettere se vogliamo vincere partite come questa. Coach, dalla tribuna si è notato un grande feeling, un grande dialogo suo con le ragazze, in particolare col capitano Modestino, che forse è il secondo coach in campo. Sì, non lo so se è il secondo coach in campo. Quando noi non giochiamo con l'ardore e con l'agonismo che ci deve caratterizzare, cioè noi facciamo fatica, e ho cercato di scuoterle un po', perché nei primi due set sembrava che non fossimo neanche scesi in campo dalla apatia che avevamo in tanti fondamentali e in tante ragazze. Dopo ci siamo un po' svegliati, abbiamo portato la partita al quinto. Però insomma, contro squadre qualitative come Soverato, se tu vuoi vincere non puoi permetterti di regalare quello che abbiamo regalato noi oggi. E un'ultima battuta, una nota di colore: c'è stato un momento in cui il secondo arbitro Giuseppina Stellato le ha detto qualcosa riguardo alla panchina e lei ha sorriso, segno che anche nella tensione si riesce un attimo a sorridere. Sì, adesso non mi ricordo che cosa mi ha detto, però insomma, quando non c'è, cioè nelle pause, ecco, magari uno può anche rilassarsi, può anche pensare ad altre cose, quindi non mi è sembrato il caso di alimentare eventuali altre tensioni nervose che magari mi caratterizzano durante la partita. Però gli arbitri sono stati all'altezza? Assolutamente, i migliori in campo, sono stati bravi, non hanno sbagliato quasi niente, e per cui insomma, noi non abbiamo certo perso per quel motivo lì, anzi. Grazie coach e in bocca al lupo. Crepi, grazie a voi.
Alessia Pomili ha interpretato un po' lo spirito del Soverato, tant'è vero che in tribuna qualcuno ha gridato Pomilissima in occasione di alcune incursioni centrali. È stata la voglia di vincere che vi ha dato questo tie break? Sì, sì, nonostante la stanchezza di giocare tante partite una dietro l'altra, comunque si è fatto vedere il carattere. Siamo una squadra giovane, ma ci facciamo valere in campo. Due set dove avete avuto il sopravvento e poi cos'è successo nel terzo e quarto set? Fisicamente sentiamo un po' lo stress, comunque tra allenamenti tutti i giorni, gioco praticamente sempre, il calendario è molto fitto, l'importante è vincere. E oggi è la giornata in cui si ricorda che né sulle donne né su nessun altro si deve usare violenza. Voi ci siete come Soverato? Certo, sicuramente. Se vai contro una pallavolista non penso che va molto bene. E comunque l'unica violenza che ci piace è quando si schiaccia il pallone nel campo avversario. Direi. Magari nei 3 metri. E allora complimenti ancora per questa vittoria. Ora cosa pensate di fare? Ma adesso ci godiamo 2 giorni liberi e poi dritte con la testa alla prossima. Grazie e in bocca al lupo. Grazie mille a voi. Capitano di grande classe e di grande cuore, Dalila Modestino, aveva gli occhi e la tigre nel tie break sul 7-7, è stata autrice di un ottimo punto che poteva dare la vittoria a un Martignacco, che però poi non ce l'ha fatta. Perché? Abbiamo sbagliato le ultime 3 palle, i palloni decisivi che ci hanno compromesso un'intera partita dove siamo partite 2-0 sotto. Abbiamo avuto un ottimo, insomma, ci siamo riprese un sacco perché non era facile a livello mentale sotto 2-0 fuori casa, in questa palestra. Però nel momento decisivo non abbiamo messo palla a terra. Però resta il fatto che il Martignacco è una signora squadra, lo dicono i risultati, questo 3-2 è comunque un punto. Sì, noi sicuramente eravamo venute qui con altre intenzioni perché veniamo da un buon periodo e volevamo confermare appunto questa scia positiva, come ho già detto nella scorsa intervista, però purtroppo non è stato così, quindi adesso ci ragioniamo su e pensiamo già alla prossima partita in casa. Un'ultima battuta, oggi si giocava con un segno rosso per ricordare che la violenza sulle donne, come tutti i tipi di violenza, noi non la vogliamo. Assolutamente, noi siamo testimoni in campo di quello che è appunto questa giornata e speriamo che queste situazioni non si pratichino più. Allora, complimenti a un vero capitano. Grazie. Complimenti al Martignacco e un ultimo giudizio sulla tifoseria del Soverato. Beh, sicuramente sono una tifoseria abbastanza ostica, quindi venire qui non è mai facile, giocare qui non è mai facile. E purtroppo quando era il momento di spingere e di far tacere anche un po' la tifoseria non l'abbiamo fatto. E quindi... Grazie, in bocca al lupo. Crepi, grazie.